Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la squadra di calcio Napoli femminile, nata dalla collaborazione fra il Napoli Carpisa Yamamay e il Napoli Dream Team. L'obiettivo dichiarato della squadra è di raggiungere al più presto la Serie A. Quest'anno sappiamo che sarà un'impresa molto difficile perché ci sono squadre attrezzate che sono state costruite per questo già da tempo. C'è la Roma che è la favoritissima, che l'anno scorso ha perso agli spareggi, c'è il Chieti che è retrocesso dalla Serie B, dalla Serie A e ci vuole ritornare. Noi siamo un outsider molto giovane e che però è partita bene. Siamo partiti con 3 vittorie di fila, abbiamo passato il turno di Coppa Italia e proviamo a divertirci e ad essere lì con le altre a giocarci questo campionato. Squadra giovane in crescita anche grazie all'apporto di Stefan Schwok, ex centravanti della squadra maschile del Napoli, ingaggiato come consulente tecnico. Il Napoli femminile gioca il suo campionato allo stadio Simpatia di Pianura. Quello che ci interessa in questo momento qua è far crescere questo movimento del calcio femminile, che hai detto bene, è in crescita anche in tutta Italia. Se pensiamo che le squadre italiane importanti come Juve, Sassuolo, club di Serie A hanno voluto fare la squadra femminile, questo fa notare come questo movimento sta prendendo la piega giusta, diciamo, perché in altre nazioni è molto più popolare. In Germania si arriva a fare anche 30-35 mila spettatori allo stadio in una partita femminile, e questo è l'obiettivo anche in Italia. Pian piano stiamo cercando di riportare il Napoli dove gli compete, cioè in Serie A. In un paio d'anni questo era l'obiettivo, di risalire alla massima serie. Quest'anno stiamo facendo molto bene, siamo partiti bene e domenica c'è stata questa sconfitta, però in un percorso ci sta. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato, si faceva fatica a trovare ragazze che volevano giocare a calcio. Oggi, anzi, c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi questo vi lascio immaginare che cosa abbiamo seminato in questi anni. Dopo le vicissitudini del maschile, della nazionale, credo che veramente si deve capire che il femminile è tutt'altra cosa. Qui siamo per parlare di calcio vero, quello dei vecchi valori, quelli che tutta la nostra generazione è affezionata. Amare lo sport per passione e non per i soldi, perché abbiamo visto com'è andata a finire al maschile. Quindi sicuramente è uno sport da rivalutare. Speriamo che i vertici vengano azzerati completamente della Federcalcio, perché devono dare importanza a questo sport dove in Europa è preso in considerazione. Qui ancora siamo sottovalutati. Ma non lo dico per me o per la squadra, ma proprio per le ragazze, perché se lo meritano tutto, perché vengono qui a giocare, difendono Napoli in tutti i campi, solo per la passione, per l'attaccamento alla maglia. La squadra del Napoli femminile può contare su una rosa di 24 calciatrici allenate dal giovane Elio Aielli. Calcio femminile nel Napoli sta diventando una realtà molto importante, e non soltanto a questo livello, sono sempre di più le ragazzine che praticano questo sport, anche nel calcio al 5, quindi devo dire che questa è un'avventura, insomma, che darà sicuramente seguito ad altre iniziative. Siamo contenti, insomma, di ospitarle qui in sala giunta e poter iniziare con loro un percorso straordinario che sia soprattutto un percorso di sport.